creatura incredibile. Of the pillar. Leggi? Sembra una vita fa, Clo. Come va? Io sono impegnata nei miei soliti traffici, niente di grosso. Quello che basta per pagare le bollette e non restare a corto di vino, giustamente. Ho per le mani qualcosa che potrebbe interessarti. Se dovessi cambiare idea, fammi un fischio. Sono sempre disponibile a fare un viaggetto. Un abbraccio, Clo. Bello che si legge proprio, non è che slilanca, giustamente. Anche Clo, altro per... Bananas, tutto bananas. Ormai ho cambiato il mio stile. Ah, le fibie. Tutte le fibie di... Allora, Uncharted 1, Uncharted 2, Uncharted 3. Partendo da sinistra. Sinistra, Uncharted 1, centro il 3 e poi questo è il 2, se non sbaglio. Se non sbaglio, potrei anche dire una cazzata incredibile. Pronto soccorso, che a noi non serve perché noi... Marisa. Sì. Addirittura la pistola giocattolo. Speriamo col nerf. Arrivano, arrivano. Sono circondato. Pistola giocattolo. Centro. No, bellissimo. Va bene. Beccate di questa. Bellissimo. Ricarichiamo. Nuovo in pista. Non lo prenderemo mai. E allora plastica in arrivo. Allora, lui, questi sono penso Uncharted 1. Uncharted 3 laggiù. Non ho perso la mano. Sì, arrivo. E questo è Uncharted 2. Possibile. Possiamo la pistola, va. Fine dei giochi. Allora, Uncharted 2, credo. Ah no, questo è Uncharted 2. Questo è Uncharted 1 e quello è l'ultimo. Anche Uncharted 1 quello. E questo non me lo ricordo sinceramente. Boh. E sarà pieno di cose che io non ci ho fatto caso, tipo statuette. E arcinghialotto laggiù. Vabbè. Colpi della pistola così a gratis. E do scendo. Ah, giustamente dalla botola. No, Nate, non salti più giù come un giovine arzillo, no. Mi fa quasi strano Nate in una casa normale. C'è qualcosa da spippolare qua. Ah, stai lavorando su questo. Leggiamo un po'. Bangkok, guida turistica. Gira. La guida turistica è definitiva per visitare Bangkok. Ma ok. Hai già visitato Bangkok o sei la tua prima esperienza nella capitale thailandese? In entrambi i casi questa guida ti aiuterà a scoprire ogni suo segreto, dalle mete turistiche più rinominate alle avventure meno conosciute. Visita il grande palazzo reale al santuario delle colonne sull'isola di vabbè, avete capito? Scopri e tocca con mano i prodotti del mercato di Katukak. Trovi i migliori locali in cui sorseggiare un drink per poi rientrare con una corsa in tuk-tuk e crollare esausto uno degli alloggi consigliati. Rendi memorabile il tuo soggiorno con questa guida. Bello. L'ultima volta che siamo andati in Thailandia non mi sembra abbiamo fatto cose cioè, abbiamo fatto danni. Una soda, appunti, appunti possiamo leggere. Fix, boring, strong... Ok, qualcosa in inglese. Wow, ci serve proprio un'altra vacanza. Ah, possiamo anche bellissimo. È troppo tempo. Guarda la coppietta che bellini che sono. Guarda lì, che belli.
Bellissimo. Elena Fischer, Eccellenza Giornalistica Award. Giordania. Io guardo tutto, ragazzi, perché la Naughty Dog è così, ti mette di tutto. Vabbè, avete capito. Mi scenderà la lacrimuccia tra un po'. Riflesso con un Nathan un po' incazzoso qua. Sì, va in una pisciatina. No, pure il classico coso che ti leggi quando vai a pisciare perché t'annoi, capito? No, io spippolo tutto, ragazzi, non ci stanno cazzi qua. Noi giriamo tutto. Letto disfattissimo. Can you dig it? Probabilmente. Casini, casino, proprio tanto. Il doppio lavabo con settore donna, settore uomo. Un bagnetto? No? Bella però sta cosa della casa visitabile, molto 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 figo. Bello anche che il riflesso è proprio un riflesso, non so, è bello, è tutto bello. Tutto bello. Qua c'è un guardaroba. Probabilmente, allora, questo angolino qua è zona sua, tutto il resto è di Elena, probabilmente. Chi ci ha suonato probabilmente è già andato via 4 volte, ma... Ah, il matrimonio! No, addirittura. Ma che bellini! E Sally dietro che si commuove! No! Guarda, alla fine ha preferito Elena, giustamente. Questa è Fanculo bella. Clo. Matrimonio mica da 4 soldi, eh? Ok, è finito. Bello, bello. E l'elefantino qua che ci ricorda anche i suoi viaggi in Thailandia. Ok. Ci sono ancora camere. No, qua abbiamo visto tutto. Luci accese. Mi ricorda molto l'inizio di The Last of Us con Ellie che in casa, buio, gira. Musiche che mi becco. Ah, non ci ha chiamato la porta, ci ha chiamato nostra moglie, giustamente. Ci sta dicendo, brutti idioti, andate e fate cose. Allora. Ok, finiamoci il nostro giro turistico. Sei rimasto lassù un'eternità. Eh sì. Stavo facendo delle ricerche. Ah, ora si chiamano così. E si scalza. Ti spiacerebbe prendere il cibo? Qui ho quasi finito. Oh, certo, subito. Grazie. Oh, il marito teneroso, guarda che belli. Lei scalza, giustamente, molto. Quando sei scalzo in casa, vuol dire che a tuo agio. Ok, un attimo prima di prendere il cibo, vediamo se c'è qualcos'altro. Non riesco a leggere qua, mi è sembrato leggere Chloe, ma non so. Allora, cibo. Mi sono incastrato. Sto video va a oltranza, al massimo lo divido. Mi sono anche riperso il timer, grazie, telefono. Dai, dai! Non mi tradire così. Ok, perfetto, si è riavviato tutto. Non so, birrozza. Ottimo. Birrozza! Scherziamo. Ah, giustamente. Alcolizzatissimo. Possiamo darne anche un po' alla mogliettina? No, allora trinchiamo. Trinchiamo noi finché possiamo. Il buon Nathan non si smentisce mai. Ok, l'ultimo sorsetto prima. Aspetta, non ho visto qua. C'era qualcosa da guardare?
Non lo so. Sta musichetta bellissima in sottofondo. Ok, fatto. Ora non ha salvato, niente. Hai finito? Sì. Sai, no? Forse è lungo e pieno di errori di battitura, ma esistono i revisori, giusto? Oddio, che fame. Sembra buona. Mm-hmm. Dunque, com'è andata oggi? Cosa? Non si è capito niente. Scusami. Com'è andata oggi? Oh, è andata bene. Mm-hmm. Classica giornata da sogno. Mm-hmm. Ho ripescato spazzatura dal fiume. Mm. Già. Ma almeno ti sei fatto una nuotata. Hai trovato rifiuti interessanti? No, una... un vero cimelio. Era... primo ventesimo secolo. Un camion. Autentico. Pare che i nativi lo chiamassero autocarro. Oh, mamma mia. Sì, insomma, sai, le solite cose. Dimmi del tuo articolo. Allora, era nato come un articolo leggero sul turismo a Bangkok, ma... dubito che la rivista apprezzerà il taglio che ho deciso di dargli, perché tutti quanti hanno iniziato subito a parlarmi del problema dello smog, di come ti colpisca dritto ai polmoni non appena metti piede giù dall'aereo. E lui non c'è. E Nathan c'è. È andato. Ciao. Ciao Nathan. Shambhala ti richiamo. Ma proprio ha staccato il cervello quest'uomo. C'è. Dove sei? Sono qui, torturato da una forchetta. Cosa? Davvero? Che c'è? Non fermarti, era interessante. Oh. Sì. Bene, di che parla l'articolo? Quale? Questo? I voli a Bangkok, gli abitanti di Bangkok, la città perduta. Allora, gli abitanti... gli abitanti. Gli abitanti di Bangkok e dello smog. E siccome tutti non riescono a volare via da lì e la gente soffoca. Quasi. Wow. Va bene, mi spiace. No, è stato coraggioso. Però ci sono andato davvero, vicino, sì. No? Vicino è un parolone, ma sì, c'è ricordo. Jameson ti ha proposto ancora il lavoro in Malesia? Jameson mi propone sempre il lavoro in Malesia. Senti, Nate, penso proprio che dovresti accettare. Sì! È che non lo voglio. Sì, che lo vuoi. Davvero. Per prima cosa non hai permessi. E si era stabilito che non avremmo più preso d'accordo, lavori così. Ma non ne vale la pena. Non sembra così tanto rischioso. Se il problema sono solo i permessi. No. Puoi chiamare Sullivan. Da quant'è che Elena, non lo vedi? 2 anni. Possiamo chiudere il discorso. Va bene, ma non voglio che rinunci per colpa mia. Rinuncio perché non voglio farlo, ok? Apprezzo il tuo gesto. È solo... allora vado di là a lavare questi piatti. Ferma, faccio io. Ma dai, li hai lavati ieri. Tu hai cucinato, io lavo, tranquilla. Insomma, almeno lascia che me la guadagni, in qualche modo. Potremmo... giocarcela. Vorresti giocartela? Sì, sì, con il tuo giochino elettronico. Scommetto che posso battere il tuo record. Pensi di poter battere il mio record nel giochino elettronico? Sì, e tu hai paura? Ma non sai neanche come si chiama. Non mi serve sapere come si chiama. Ti ho vista giocare. Devi certo. Saltare e correre. E io ho un talento naturale. Ah, vabbè, sì. Allora, sei in un giochino elettronico. Scommettiamo? Oh, wow. Ok, fenomeno. No, la PlayStation 1 ha vinto tutto. Tutto, ha vinto tutto. Uncharted 4 ha vinto tutto. Ha vinto tutto. E un Xbox. Deve caricare. Caricare? Sì. Ci sta mettendo parecchio. Non hai pazienza. Quando accendi qualcosa ti aspetti che... ok. No. No, che miti. No, è che... come fai a... come si inizia? Premi il tasto start? Lo sapevo. Ok. Ci sono. No, ma è bellissimo. Devi correre verso la telecamera.
Verso la telecamera, ricevuto. No, ma è bellissimo! L'attacco vortice. Hanno inserito Crash Bandicoot! Attacco vortice! Ok, qual è la X? Usa il pollice destro. Ok. Devi saltare oltre le buche ed evitare gli ostacoli. È la mia specialità. Ok, scappa dal macigno. Ok. Il macigno mi insegue. Ok. Tu pensa a scappare. Io non gli ho fatto niente. Usa l'attacco vortice. Con quale tasto? Attacco vortice. Ryu! Ok, ci sei pare con te. Che bestia è? Una volpe? Un bel. Sembra una volpe. Merda. Volpe con i piedi. Ancora! Ok, spacca le casse. Ma sono morto. Perché si spacca le casse? È un bel. Insomma, lui fa così. È una volpe. E vabbè, sono morto un attimo. Non ci fate caso, sono. E quanto tempo è che non gioco a Crash Bandicoot? Perfetto. Che merda. Ma dai, ho tutti i discorsi. Non riesco a fare attenzione. Indossano scarpe da ginnastica. La grafica non è male. Giusto. Ok. Ok, andiamo. Salta, salta. Ma si incastra. Ma si incastra. No, comunque si incastra. O sono io Pippo. No, salta. Smettila di urlare. L'allenatrice addirittura. Comunque sono convinto si incastri. Stai andando, Uncharted ha vinto tutto. Ma si incastra! Oh, 3500! Cosa? Morto così? Sì. Te la sei cercata. A parte che sono Pippa io. Credo. L'avevo quasi fatta. Puoi sempre ricominciare. Dai, ti arrendi o riprovi? Ma la mia auto servirebbe una bella cosa? Punta. Che fai? Ti metti a sfottere ora? Sì, c'è una modalità che si chiama facile. Tu l'attivi. Ed è molto più facile di livello facile. Parla, parla. Che vorresti fare? Guarda che ti avverto. Che vorresti fare? Attenta. Nella vita reale. Ehi, cosa sai fare? Dimmi. Stai attenta. Che cosa sai fare? E se faccio così? Vita vera? Ehi, sei felice? Sì, certo. E tu? Beh. Beh. Che significa? Vieni qui. Facciamo schifo comunque, Crash Bandicoot. Non siamo ancora aperti. Siamo chiusi. Ah, andiamo. Va bene, arrivo. Rompi palle. Sì? Posso aiutarla? Sì, io... sto cercando il mio fratellino. È alto più o meno come lei, un po' più magro. Con molti meno capelli grigi. Sam. È bello rivederti, Nathan. Oh mio Dio, Sam. Ok, tutto ok, calma, tranquillo. Ma come? Pensavo fossi... Li ho visti spararti. Sì, l'hanno fatto proprio qui. Cazzo. I dottori hanno... Beh, dottori. Mi hanno ricucito e... battuto di nuovo in cella. Sì, ma io ho telefonato e controllato ovunque. E ogni persona, ogni documento, confermava la tua morte. Nathan, abbiamo ucciso una guardia. Volevano che marcissi in quella cella per tutta la vita e ci è mancato poco. Cazzo, Sam. Se l'avessi saputo, io ti giuro che sarei tornato... a prendermi. Lo so, Nathan, lo so. L'unica cosa che conta è che sono libero. Ehi, sei ancora fra noi? Sì. Mi serve aria. Non vorrai svenirmi in braccio, spero. Potrei.
Non è una cosa da poco, no? Ma tu, come sei uscito? Quando sei uscito? Come mi hai trovato fino a qui? Ok, ok, calmati, ok? Siediti. Parlami di te, dai. Di me? Sì. Che c'è da dire? Beh, ho chiamato i vecchi contatti. Mi hanno raccontato delle storie pazzesche. Quali storie pazzesche? Sparatorie. Tu appesa a un treno deragliato sull'Himalaya. Sì, quello... Quello è successo. Andiamo, cosa mi sono perso? Cazzo, Sam, da dove inizio? Inizio dalla parte migliore. Esplorato... Ho esplorato Shambhala. Ok. Anni fa mi hanno costretto a... intrufolarmi in un museo turco e rubare una lampada d'olio, ok? Una lampada? Era un manufatto della flotta del tesoro di Marco Polo. Il tesoro di Kublai Khan? Già. Già, beh, e alla fine scopro che su quelle navi c'era molto di più di un semplice tesoro. E quindi un'altra città leggendaria distrutta. Ma ne siamo usciti vivi, a malapena. Incredibile. Già, lo è stato. Peccato tu non ci fossi. No, è che è letteralmente incredibile. Mi stai dicendo che sei inciampato sull'ennesima miniera d'oro archeologica e non so come ne sei venuto fuori a mani vuote. Sì, beh, è un po' la storia della mia vita. A dire il vero, qualche gengillo l'ho portato a casa ogni tanto. Mm. Ho comprato l'auto, la casa, l'anello di fidanzamento. Oh, già, l'anello, sono sposato. Che scemo è Elena, quella delle avventure, è mia moglie. Devi conoscerla. Stasera, a cena, a casa nostra, vieni a mangiare. Così potrò dirle tutto di te. Guarda, dovrò dirle tutto di te. Nathan, sono in un mare di guai. Perfetto. Cosa? Di che parli? Che tipo di guai? Il nome Hector Alcazar ti dice niente? Sì, è il boss della droga. Mm-hmm. Il macellaio di Panama, giusto? Perché? È una storia complicata, ma... Era in cella con me l'ultimo anno. Per questo sono riuscito a uscire. Stanotte non leggi? Samuel viene qui. E cuce. Le guardie cantano. Vabbè, saranno ubriachi. Chissà. Però sono contenti. Come possono accontentarsi di queste vite meschine, del loro squallido lavoro? Almeno... hanno una moglie che li aspetta. Noi che abbiamo? Senza offesa, eh? Tenemo l'ambizione. Oh. E quando saremo fuori? L'ambizione ci porterà dove quegli idioti non immaginano nemmeno. Eh già, apprezzo il tuo ottimismo. Che farei quando sarei fuori, Samuel? Se mai riuscissi a uscire, sai già quello che farei. Claro. Però voglio sentirtelo dire. Troverò il più grande tesoro pirata di tutti i tempi. Di cui ormai sarai stufo di sentir parlare. Oh no. La storia di Henry Everett e i suoi 400 milioni in oro e gioielli. È la mia nuova Nina Nana preferita. Tu pensi davvero di trovarlo? Se fossi libero? Assolutamente. L'ambizione. Cos'è che diceva Avery? Sono un uomo di ventura. Devo seguire il mio destino. Mi gusta il suo spirito. Che diavolo è stato? L'opportunità di una vita. Signor Alcázar, un gusto verlo. Sa che ho medio qui. Wow.
¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿estás pronto para tu destino? Sí. Vámonos. Ok. Ragazzi, direi di fermarci qua il video lunghissimo, l'avrò spezzato, spero. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se così, lasciate un mi piace, commenti, condite il video, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo con un prossimo video. Saluto a tutti da Vernastro.